E parte Ischia Calcio Boreale. Uno sguardo al centro, il suggerimento a cercare un compagno. Pallone respinto, ma c'è Baldassi, la girata al volo e la parata di Corriere. Andiamo perché il match ci porta in area di rigore. Attenzione a questo tentativo di selvataggi con l'Ischia che non riesce a respingere. Poi Ghioni, ancora Di Meglio, tiene palla Di Meglio, servito Giacomarro, strattonato per la maglia. Montuori prova a ripartire alla caccia dell'ultimo assalto. Florio lancia lungo, attenzione a Baldassi in area di rigore, finisce a terra e c'è calcio di rigore. Si mette davanti ancora una volta Valerio Baldassi. Parte Baldassi, la rincorsa e la rete! La rete di Valerio Baldassi. Ischia 1, Boreale 0. E ora si può andare. Parte il secondo tempo di Ischia Boreale. Giovanni Iacono ci mostra pronto a battere Santarelli. Parte il pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Cross di Santarelli verso il centro dell'area, respinto da Montuori, ancora Boreale, però attenzione a Ghioni, deve uscire vivace. Pallone ancora dell'Ischia, poi il sinistro di Baldassi, palla sul fondo, ancora Baldassi. Altro cross verso il secondo palo, prova ad intervenire Florio. Anzi era Montuori, eccolo, ancora Ischia, conclusione da lontano. Resta ancora in area Baldassi stavolta, pallone che arriva pericolosamente nell'area piccola. Arcamone, ultimo uomo, prova a ributtarla in avanti per lo stesso Giacomarro e potrebbe crossare, lo fa, il pallone arriva in area, il tocco di Mattera. Va Giacomarro, il pallone che arriva per il raddoppio dell'Ischia con, se non sbaglio, Filippo Florio. È Florio a toccare il pallone sul secondo palo. Attenzione a Baldassi, ancora Baldassi, il sinistro tra le braccia di Corriere. Vedremo, potrebbe starci anche un anticipo di cambio con Baldassi, però seguiamo la battuta di questa punizione, ci ha provato Giovanni Mattera. Ancora lui prova a far correre Talamo, c'è Davide Trofa al centro, Davide Trofa, il tocco di Trofa, c'è calcio d'angolo. Nicola Talamo, al di là della stagione in chiaroscuro con l'Ischia dal punto di vista realizzativo, ma ha battuto il calcio d'angolo, è proprio Talamo di testa. L'Ischia ha guadagnato ancora un'altra posizione in classifica. Ad ogni modo arriva il triplice fischio finale. Ischia 2, Boreale 0.